Si svolgerà a Pesaro, nel meraviglioso Teatro Rossini, la terza giornata della cultura artigiana. L'evento, presentato in conferenza stampa nel Palazzo del Comune di Pesaro, è intitolato Intelligenza Artigiana, Valore per l'Italia ed è in programma per il prossimo martedì 19 marzo. Giornata dedicata a San Giuseppe all'artigianalità, vissuta in questo caso però con un occhio molto attento al contemporaneo e al futuro, a partire dal titolo dell'intelligenza artigiana, che ovviamente vuole dialogare con le sfide dell'intelligenza artificiale, non come paura ma come elemento di potenzialità di un lavoro che viene fatto sulla base della qualità del sapere artigiano in una provincia come la nostra, in cui è altissima, insomma, oltre al 90% la parte di produzione che viene dal mondo artigiano, in una regione che è fortemente artigiana, e quindi un focus importante che vivrà in tutta la giornata del Teatro Rossini con grandi ospiti che ci permetteranno di ragionare, dialogare e proiettare in avanti queste sfide. È un'emozione, voglio ospitare un evento nazionale qui a Pesaro, per noi che tutti i giorni viviamo il contesto delle imprese, delle persone, e quindi è sicuramente un valore aggiunto. Non a caso è un valore artigiano, okay? con cui trasmettiamo questo evento, il concetto dell'intelligenza, come noi abbiamo rinominato nella campagna di tesseramento 2024, intelligenza artigiana. Un'occasione per ribadire che l'intelligenza artigiana espressa dalle piccole imprese con la loro creatività rappresenta il punto di forza del Made in Italy. Tanti gli ospiti che parteciperanno all'iniziativa, in programma un confronto sul ruolo delle piccole imprese ma anche sul valore artigiano in rapporto con l'intelligenza artificiale. È un evento a livello nazionale, quindi ci sono i vertici della Confartigianato Nazionale, in cui vorremmo tentare di parlare con degli ospiti veramente autorevoli dal punto di vista proprio sia della parte scientifica per quanto riguarda tutto quello che è lo sviluppo del mondo imprenditoriale, a partire dall'intelligenza artificiale, ma non solo i temi dell'intelligenza artificiale. Vorremmo trattare anche come impatta l'intelligenza artificiale sul mondo artigiano. Noi sappiamo che abbiamo delle imprese che si sono evolute in questi anni in maniera eccezionale, ma dobbiamo fare in modo che non siano travolte da un evento che potrebbe non essere governato. Ci sarà in collegamento Fagin dalla California, che è, come sapete, è già stato qui a Pesaro, è il primo che ha studiato anche a fondo quelli che potevano essere le implicazioni scientifiche dello strumento quantistico del computer proprio sui metodi di ragionamento anche umani delle persone. Quindi ci sarà in collegamento Fagin, ci sarà poi un fisico musicista che è appunto Vincenzo Schettini, che è grande comunicatore anche per i giovani. Quindi è un evento che servirà per fare il punto un po' della situazione della nostra imprenditoria, soprattutto della piccola imprenditoria, ma servirà anche per capire dove si deve andare per il futuro. Noi preferiamo parlare di intelligenza artigiana, che comunque compensa ed è complementare all'intelligenza artificiale. Sono sicuramente delle risorse che si possono coniugare, e sicuramente l'intelligenza artigiana è quella che ci fa andare avanti tutti i giorni, produrre nuove idee.